Netflix che combina Netflix, Bandersnatch, l'ultimo episodio della serie infinita, Black Mirror, e la novità clamorosa è che è interattivo, quindi tu col telecomando puoi decidere come proseguire la tua storia. È uscito ai primi dell'anno, ovviamente l'ho guardato subito, ho cercato di fare tutte le opzioni possibili, di seguire col telecomando tutte le opzioni possibili, non so se sono riuscito alla fine, insomma dopo 2 ore che stavo lì, che ogni tanto torna indietro, ti fa rivedere delle cose ovviamente perché devi poi cambiare la scelta, alla fine ti dà l'opzione per andare ai titoli di coda e quindi ho finito dopo circa un paio d'ore di tentativi, penso di aver fatto tutte le opzioni. Molto carino, molto bello. Sigla. Adesso mettiamo la sigla, Funziona, perché funziona? Primo punto, è ambientato negli anni 80, nei mitici anni 80, e quindi tutti i quarantenni come me, che oggi hanno la possibilità di avere lo smart TV attaccato alla parete e l'abbonamento a Netflix, quindi sono appassionati e entrano dentro un vortice di ricordi, no? Dei primi giochini per il Commodore 64, o prima ancora il VIC-20, o poi l'Amiga. L'Amiga era dopo. Funziona chiaramente perché è interattivo, quindi è una novità assoluta. La prima domanda che ti viene posta in questo episodio è di scegliere tra due tipi diversi di cereali. What you want for your breakfast? È un esempio di quello che viene definito programmatic product placement. Cosa accade? Che tu ovviamente scegli secondo il tuo gusto, non di certo secondo il gusto di chi sta recitando il film o del tuo vicino. Quindi hai tutto il potere che vuoi nel tuo telecomando e puoi decidere quali cereali far mangiare al protagonista. Questo è fantastico, perché nel momento che tu scegli, loro, quindi Netflix in questo caso, raccoglie dei dati e sa che tu preferisci, perché ovviamente sei loggato nel tuo account, sa che tu preferisci un tipo di cereali ad un altro. Questo ovviamente apre tutto uno scenario nuovo dedicato a quello che potrà essere in futuro il marketing attraverso gli smart TV, e ogni azienda tipo Netflix potrà rivendere in qualche modo queste opportunità di pubblicità. Immagina una serie come Black Mirror che è diffusa in tutto il mondo, tradotta in non so quante lingue. Immagina tutte le persone che hanno già guardato l'episodio di Bandersnatch, quindi loro quanti dati, dico Netflix, quanti dati ha immagazzinato relativamente alle preferenze degli utenti, sapendo esattamente chi sono gli utenti. Questo dunque apre degli scenari completamente nuovi, soprattutto per chi fa il mio lavoro, quindi per gli addetti al marketing digitale. Oppure potrebbe essere semplicemente una mossa di marketing fatta da Netflix per far parlare della serie in questione, senza nessun secondo fine di creare nuove opportunità per il marketing. Fammi sapere che ne pensi nei commenti, puoi commentare direttamente nel mio blog se stai guardando questo video appunto dal mio blog, oppure se sei su YouTube fammelo sapere nei commenti, altrimenti questo video sarà fruibile anche sulla mia Instagram TV, dove per guardarlo dovrai passare da così a così, perché sennò non vedi niente, e noi ci vediamo al prossimo video.